Ciao a tutti, questo è il mio quinto video dedicato al mondo Disney e visto che in questo periodo ne siamo totalmente invasi, non posso che parlarvi di Frozen. Quando uscì il primo film di Frozen ne rimasi subito molto colpita. Pur non avvicinandosi lontanamente, per quanto mi riguarda, ai miei adorati Sirenetta, Bella e la Bestia o Aladdin, mi piacque tantissimo e ho adorato immediatamente gli abiti meravigliosi e le canzoni e trovo Elsa davvero stupenda. Tant'è che 2 anni fa ne feci il cosplay assieme ad una mia cara amica e ideammo anche un breve show musicale in playback che poi abbiamo messo in scena in vari centri commerciali. Adesso è uscito Frozen 2 e ne siamo sommersi ovunque andiamo. Il merchandising su Frozen è davvero infinito ed io ne possiedo tantissimo, soprattutto bambole. Oggi vi mostrerò tutto quello che possiedo, sia relativo al primo film che a Frozen 2. E direi di iniziare proprio dalle bambole. Vi avviso, sono un vero esercito. Queste sono le prime che uscirono nei vari Disney Store. E vediamole da vicino. Il viso è molto carino e gli abiti molto ben realizzati. Queste sono bambole semplici e quindi non cantano. Ed ecco il retro. Successivamente uscirono queste, sempre nei Disney Store, e queste invece cantano. E erano accompagnate, come potete vedere da queste foto, da molti accessori, e torte, altalene, eccetera. Ma non avendo assolutamente spazio in vetrina, e quelli li ho lasciati nelle scatole. Guardiamo intanto Elsa. Purtroppo le pile sono finite, quindi non posso farvele ascoltare mentre cantano, però qui nella base funzionano ancora e premendo si illumina. Guardiamo Anna. E c'è anche Olaf. Ed ecco il retro. Questa è Elsa con l'abito dell'incoronazione e questa è Mattel e veniva venduta a singola. Eccola qui, davvero molto carina. Ecco Elsa e Anna da Frozen Fever, sempre Disney Store. Guardiamole da vicino, non avendo accessori ve le faccio vedere così a coppia. E queste sono bambole semplici, quindi non cantano.
bellissime anche loro. E il retro. Ed ecco Elsa e Anna ancora da Frozen Fever, ma stavolta a versione Mattel. Bellissime anche queste. Molto molto carine. E come sempre il retro. Ed ecco Elsa e Anna dalle avventure di Olaf, versione Disney Store. Curatissime in ogni dettaglio e con abiti favolosi. Ed ecco Elsa e Anna da Frozen 2, versione Disney Store. Ammiriamole, bellissime anche loro. Queste sono bambole semplici, quindi non cantano. E sempre da Frozen 2, eccole con gli altri abiti. E queste invece cantano, versione Disney Store. Intanto vediamole bene. Stupende. Guardate quanto sono curate. E ascoltiamole cantare. E adesso Anna. E sempre da Frozen 2, ecco qua il nuovissimo set con Anna Regina e Elsa Regina delle Nevi, sempre Disney Store. Davvero molto belle anche loro. Tutte le bambole che vi ho mostrato finora erano in formato classico, stile Barbie. Queste invece sono di formato grande e cantano, ovviamente versione Disney Store. Eccole qua. Dal primo film. Molto belle e molto grandi.
Queste hanno le pile che ancora funzionano e adesso ve le faccio ascoltare. Prima vi faccio vedere il retro. Eccole qua. Queste hanno un sensore di movimento, quindi passando una mano davanti iniziano a cantare e ad Elsa si illuminano anche le mani. Vediamo. Adesso Anna. E come avete visto, ad Anna si illumina il cuore. E per farvi capire le proporzioni, ecco qua. Dello stesso formato abbiamo anche questa, che è uscita successivamente e che non ho rimosso dalla scatola. Praticamente è quasi identica alla precedente e quindi anche lei canta e le si illuminano le mani. Purtroppo qui le pile sono davvero finite, quindi non posso farvela ascoltare. Vediamola bene. Come potete notare, è praticamente identica all'altra, o quasi. Cambia davvero pochissimo. Ed ecco il retro. Abbiamo poi queste bamboline di formato piccolino, Elsa da Frozen e poi da Frozen Fever, che venivano vendute separatamente con tutti gli accessori che vedete in foto: un armadio, un manichino con l'abito dell'incoronazione, un paravento, un tavolino e Olaf. Cambiava la bambolina, ma poi la confezione era identica, cioè sempre con gli stessi accessori che vedete. Infatti, vi faccio vedere gli accessori di una confezione, visto che gli altri sono identici. Comprai entrambe le confezioni perché queste bamboline così piccole mi piacevano molto e in entrambe le versioni, cioè con entrambi gli abiti, e quindi le ho comprate tutte e Eccole qui, guardate come sono belline. Carinissime. Abbiamo poi questo playset con Anna in camicia da notte nella sua camera e praticamente la scena iniziale del primo film. Ero convinta che poi dopo avrebbero fatto uscire un altro playset con Elsa, invece al momento non è ancora uscito e non so se uscirà mai a questo punto. E un po' di tempo dopo l'uscita di questo uscì poi un playset con il castello e con Elsa, però in formato, ecco, modellino, quindi piccolina, non a bambola come questa. Vediamo tutto da vicino. Ecco Anna. Con la camicia da notte, abbiamo il letto, il paravento e l'abito dell'incoronazione e tutti gli accessori. Questo è il retro della confezione. Passiamo a questo set di bamboline, quindi di formato piccolo, tratto da Ralph Spacca Internet, che va ad aggiungersi all'altro set, che contiene tutte le principesse in veste casual. Per oscuri motivi, Elsa e Anna non erano incluse in quel set, ma venivano vendute a parte, ed eccole qua. Carinissime, insieme a Vanellope.
E direi di concludere le bambole con gli enormi deluxe Doll Gift Set. Questo è quello tratto dal primo film. E vediamo tutto nel dettaglio. Allora, abbiamo il paravento, l'abito classico di Elsa, ecco Hans. Elsa con l'abito dell'incoronazione. Eccola qua. Anna. Ecco Olaf. Qui abbiamo Kristoff. E qua in fondo è l'altro abito di Anna. Bellissimo. Ed ecco il retro. Ecco il set dedicato a Frozen Fever. E anche qui vediamo tutto nel dettaglio. Abbiamo Sven, la torta, Olaf. I pupazzini di neve, ecco Elsa. Queste bambole cantano, ma purtroppo le pile sono finite. Ecco Anna. Bellissime. Kristoff. Qua. È completissimo questo set. E poi ancora gli abiti classici di Elsa e Anna. Eccoli qua. Ed ecco il retro. Ecco il set da Le avventure di Olaf. E anche qui vediamo tutto. Una valanga di accessori. Sven. Ecco Elsa. Anche queste cantano e per fortuna qui le pile funzionano ancora. Quindi adesso ve le faccio ascoltare. Ecco Anna. Abbiamo Olaf, il gattino, che amore, e Kristoff. Questi set sono meravigliosi. Occupano una valanga di spazio, cioè non so più dove metterli, però meritano. Ascoltiamo intanto Elsa. Ascoltiamo Anna. Ed ecco il retro. E concludiamo con il nuovissimo set da Frozen 2. E vediamo anche questo da vicino. Ecco Elsa, bellissima anche in questa versione. Insomma, un
Un altro set meraviglioso. E anche questo, che occupa tantissimo spazio. Poi questa scatola è la più grossa di tutte, quindi, mannaggia. Ed ecco il retro, che non c'è praticamente niente. Tra le bambole direi di inserire anche questa, che è la testa di Elsa da acconciare, che veniva venduta in una confezione con vari accessori per capelli, un phon, spazzole, eccetera. Ovviamente ho tirato fuori solo la testa, perché mi piace molto ed è carinissima in mezzo alle altre bambole. Ecco la corona. Molto bellina. Passiamo alle varie statue. Le ho radunate tutte. Iniziamo da questa, acquistata a Disneyland Paris. Molto carina. Questa meravigliosa. E della linea Disney Showcase, è uno splendore. Ed ecco Anna. Queste statue sono stupende, proprio tutta la linea, tutta la collezione. Io infatti le possiedo quasi tutte, sono meravigliose. E queste da Frozen Fever. Guardate che bello anche l'abito, com'è rifinito. E Anna. E questa di formato più grande, meravigliosa. Bellissima. E ve la faccio vedere anche dietro, perché merita veramente. E adesso passiamo ai vari modellini. Vediamoli tutti, anche se non mi posso ricordare le marche di ognuno, vabbè, ve li faccio vedere comunque. Questo bellissimo diorama di questa serie, ne sono usciti molti altri, anche sulla Sirenetta, la Bella Bestia, eccetera. E io li ho tutti o quasi. Veramente molto carino. Questi comunque sono tutti belli, di questa serie. Ecco qua. Bellissimo anche questo. E poi abbiamo anche questo qua. E queste invece sono sorprese e delle uova di Pasqua a Kinder. Carine però. Anche questa è una sorpresina delle uova. E fra i modellini inseriamo ovviamente anche questo, il castello. Con tutti i personaggi. Il castello, come potete vedere, ovviamente si apre, infatti qui ve lo faccio vedere aperto. Si apre e si chiude. Ecco Elsa sulla scala. Qui ho messo Anna, Kristoff e Sven e qui c'è Olaf.
cui le pile funzionano ancora. Ecco qua. Bellissimo. Ecco l'esterno del castello. Guardate che bello. Ho messo Elsa qui sulla terrazza. E facciamola cantare ancora. Bellissimo, ovviamente versione Disney Store. Passiamo alle varie decorazioni natalizie. Abbiamo questa serie di palline di 8 tipi diversi, acquistate quest'anno al Carrefour. Pensate, solo a 1 euro l'una. Eccole qua. Poi questa confezione con Olaf, acquistata da Primark. E poi queste 3 palline di Frozen 2, sempre acquistate da Primark, e dentro hanno monete di cioccolato. Ecco altre decorazioni, queste tutte versione Disney Store ovviamente. Questa dalle avventure di Olaf ed è una decorazione musicale. Ascoltiamo. Bellissima. Poi abbiamo queste due. Queste non cantano. E questa da Frozen 1, il primo film, e anche questa è musicale. E poi queste nuovissime da Frozen 2. Questa qui, carinissima, che non è musicale. Mentre questa, invece sì. E adesso ve la faccio ascoltare. E passiamo ai libri. Quando uscì il primo film ne acquistai una valanga. Poi nel corso degli anni ho deciso di venderli quasi tutti ed ho conservato solo questi, anche per mancanza di spazio. Questa non è un libro, ma una cartellina promozionale che mi regalarono al Disney Store quando uscì il primo film. Vediamola. Eccola qua. Infatti troviamo una busta. Un foglio di carta da lettere, infatti caro Babbo Natale, per scrivere la letterina a Babbo Natale. Poi un foglio di adesivi. E poi queste che sono delle cartoline da staccare. Ecco qua. Questi sono dei bigliettini, sempre da ritagliare. E poi abbiamo il poster, eccolo qua, bellissimo, e addirittura carta regalo per impacchettare i regali. Ecco qua,
C'è un sacco di roba dentro. Passiamo a questo libro, Frozen, Viaggio tra le nevi. Eccolo qua. Poi abbiamo questo della collana disneyana. Vediamolo velocemente. Il mio primo album da colorare. Il libro della collana Storie sonore Disney con CD. Molto bello, e di questa collana vi ho già parlato nel video dedicato ad Aladdin. Ed ecco il CD audio con la storia. Poi abbiamo questo della collana Movie Comics Collection, le graphic novel dei capolavori Disney della Panini Comics, con tutto il fumetto. E all'inizio anche tante curiosità sul film. Ed ecco il fumetto. Molto carino. E poi questo, della collana Cine Story, sempre Panini Comics, ancora il fumetto, ma questa volta con fotogrammi. Ecco qua. Tutti i fotogrammi del film. E infine questo, che è un piccolo libretto francese della Hachette. I disegni, come potete vedere, sono sempre gli stessi dei nostri libri italiani. Qui abbiamo un paio di album di figurine, compreso l'ultimo uscito, con i pacchetti e i box. Non perdo tempo a farveli vedere, visto che, come già sapete, gli album ve li mostrerò poi nel dettaglio nei video esclusivamente a loro dedicati. E passiamo ai vari prodotti alimentari. Ho ovviamente conservato tutte le confezioni. Vi faccio vedere tutto nel dettaglio. Allora, queste due grandi sono le confezioni di un buonissimo dolce della Balocco che uscì per Pasqua alcuni anni fa. Mi ricordo che il dolce era delizioso e appunto si potevano trovare queste due varianti di confezione in metallo. Bellissime. Poi abbiamo queste due confezioni, sono due pandorini della Balocco, anche questi di alcuni anni fa, carinissime. Qui abbiamo una calza della Befana, una delle tante, e qui due etichette delle uova di Pasqua a Kinder.
e il fogliettino dove si vede una sorpresina che vi ho già mostrato. Eccola qua, Elsa sulla terrazza. Mentre di Frozen 2 abbiamo questa piccola valigetta in metallo che contiene cioccolatini della Zaini e sempre della Zaini anche questa bellissima tazza in ceramica e anche questa conteneva cioccolatini. E poi le varie bottigliette di Actimel Play. Ecco qua anche le confezioni, conservate anche queste. E infine queste tre confezioni di cioccolatini. Qui abbiamo un po' di oggetti misti, vediamoli tutti. Allora, questa è la locandina di Frozen, le avventure di Olaf. Eccola qui. E questo è il bicchierone che danno in omaggio agli UCI Cinema con l'acquisto del Winter Menu. Eccolo qua, bellissimo. Questo è il Blu-ray, il DVD e questo è il DVD di Frozen, le avventure di Olaf. Poi abbiamo la chiave che davano in omaggio al Disney Store in un preciso giorno con una spesa minima di 15 euro in prodotti Frozen 2. Eccola qua. Un profumo acquistato da Primark. E questo bellissimo carry-on dalle avventure di Olaf. Guardate che meraviglia! Io questo l'adoro, è bellissimo. E ascoltiamo. Bellissimo. Vi faccio vedere anche il retro dei vari Blu-ray e DVD. Questo è il retro del Blu-ray. Questo è il retro del DVD, sempre del primo film, entrambi. E questo è il retro di Frozen, le avventure di Olaf. Che come potete vedere include anche Frozen Fever. E poi il CD con la colonna sonora originale. Ecco qua il retro. Apriamo. Ecco il CD. E vediamo il libretto. Molto carino. E qui abbiamo le varie buste riutilizzabili acquistate al Disney Store in questi anni. Abbiamo questa. Poi questa. Eccone un'altra. Questa gigante da Frozen, le avventure di Olaf. E infine questa di Frozen 2. Bellissima. E concludiamo il video con quest'ultimo gruppetto di oggetti. Prima di tutto, questa bellissima pallina in vetro di Frozen 2. Eccola qua, che mi ero dimenticata di farvi vedere prima e che ho acquistato da Primark. Veramente bellissima. Mi ero dimenticata appunto di farvela vedere insieme alle altre decorazioni. Carinissima.
Poi questo bellissimo cuscino, molto carino, tutto brillantoso, sempre acquistato da Primark. E anche la coperta che vedete e che ho usato come sfondo per tutto il video è stata acquistata da Primark. E poi questo, che è il pucciosissimo mini peluche di Elsa, che ho preso con la raccolta punti del Penny Market. Che carino! E chiudiamo il video con una breve ripresa di questo angolo che ho in casa, tutto dedicato a Frozen. Guardate qua quanta gente che c'è! Una marea di versioni di Anna ed Elsa. E sono solo una piccola parte, come avete visto. E ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Vi do appuntamento al prossimo video, che sarà il video natalizio di quest'anno. E se avevate pensato che fosse questo il video di Natale, ebbene no, ne caricherò un altro entro la vigilia. Quindi a prestissimo. Ciao ciao! Un saluto anche da Merlino. E da Artù.